noi abbiamo visto i 5 buoni motivi per tornare a casa, ma abbiamo fatto anche la classifica inversa. Cioè, quali sono 5 buoni motivi, non per uscire da casa, ma per non tornarvi? Quali sono 5 buoni motivi per non tornare a casa? Anzi, sono tanti i motivi per non tornare a casa che ci hanno mandato, ma i primi 5 in classifica sono i seguenti. Al quinto posto, tra i buoni motivi per non tornare a casa... Sì. Beh, che ci vuole? È facile. Beh, perché... È palese. È palese. Perché? Al quinto posto, qual è un buon motivo per non tornare a casa? Perché? Ma perché a casa l'aspetta lei? Certo, questo potrebbe essere inquietante, ha ragione, però insomma perché, non mi sembra carino nei confronti della signora. No, che ne so. Che fa la signora? Beh, la signora sta sorseggiando. Ma che è? Che è? No, sta gonfiando un palloncino. Eh? Sta gonfiando un palloncino. Quindi? Beh, quindi che. Quindi è palese. Qual è un buon motivo per non tornare a casa? È matematico. Sta là. Io non ci arrivo. Chi fa il palloncino? Chi fa il palloncino? Oh, che c'ha stasera? Si è ingolfato? Che c'ha? No, chi fa il palloncino? Lei ha mai fatto il palloncino? Ma no. Chi fa il palloncino? Chi è che può costringerla a fare il palloncino? Che mi costringe? Chi la può costringere a fare il palloncino? Ma uno che mi può fare del male. Cioè... Ti faccio fare il palloncino. No, i vigili. E allora, qual è un buon motivo per non tornare a casa? Cioè, rimanere al tavolo per bere tanta acqua per smaltire l'alcol. Ma che... Perché si fa il palloncino? Per calcolare... Come si chiama il palloncino? L'esame etilico. Etilico. L'etilometro. L'etilometro. Se uno dovesse risultare superiore alla norma... Mette le mani i punti. Se è stato operato, certo, dico, ma in realtà che cosa? Perché non torni a casa? Perché non. Perché non puoi guidare. Quindi non. Quindi rimani. Quindi non. Quindi. Quindi non. Non sei. Quindi non sono. Non sei. Non sono. Non sei. Non sono carabinierato, cioè. No. Non sei. Non sei tenente, non sei... Se sono tenente, sono tenente. Se sono capitano, sono capitano. Se non sei caporale. Il caporale, il capitano, il tenente, il maresciallo. Non sei gradato, graduato. Non c'hai il in italiano. La gradazione. Alcolica, eccola. No, non sei, come si dice in italiano? Non sei alcolizzato, no. No, ma non sei alcolizzato. Guardi, ma che bagaglio può essere che io mi debba rivolgere a una classe, a lei. Ma perché non ci arrivo io? Perché non ci arriva? Perché continua a guardare gli altri, utilizzi il suo di cervello, non viva parassitariamente quello altrui. Ma no, vedo che ci sono arrivati tutti. E lei no, infatti è un caso umano. Non ci sono arrivati tutti, ci è arrivato uno, che lo dice e usano tutti. Sarebbe bello se una volta ci arrivasse lei. Perché? Quindi non sei... Non torni a casa perché non sei in grado. Mamma santa. Era in che ma. Venga qua. Non sei in grado. Al Cartesio Luxemburg prendete anche casi umani così. Ok, bene. Al quarto posto, non mi fate le domande giuste, io qua, venga qua. Al quarto posto, qual è un buon motivo per non tornare a casa? Se incontri uno così? Ma no! Cosa avete? Su! Ma questo è un animale che manco nei libri non ho mai visto. È un formigliere lamato, che è? Con le corna. È una saiga tartarica, su. Eh? È una saiga tartarica. No, non c'è crede. Ma è finto. Cioè, ma che è vero? È una saiga tartarica. Ma che quella, la saiga tartarica è quella. Ma che animale è? Dove? Ma com'è che cos'è? È un mammifero artiodattilo, su! Allora, appartenente peraltro alla famiglia dei bovidi. Cos'ha di tipico il bovide? Beh, il bovide innanzitutto è caratterizzato perché un po' è, diciamo, come antenato. Cosa le ricorda quella bestiola? Cosa le ricorda? Oltre al formichiere, cosa le ricorda quel muso così? Mi ricordi tu? Come? Che carogna. Cosa le ricorda quel muso? Beh, l'elefante. No. È famoso anche la trasmissione televisiva, su. È il? Viene con... Vuole venire lei al posto suo, famo prima? Il tapiro. Tapiro. Oh, ma cosa combina questa saiga tartarica, questa bestia?
l'attapiramento e... quelle corna. Quindi qual è un buon motivo per non tornare a casa? Ah, se sei cornuto. Cioè, quindi uno perché non torna? Per mettere le corna. No, non è che non torni per metterle, non torni per... Non torni per non trovare... E quindi per... Per non essere cornificato. No, per non essere, per non... Non scoprire l'incornificamento. Per cosa sarebbe se lo scoprissi? Beh, un trauma, cioè... È una cosa che per l'uomo comune che... In italiano riesci a dire delle parole? È una... Bella, è una bella novità o è una... È una brutta novità. È una brutta... Vabbè, un colpo di... Una brutta... Un trauma. Quindi cioè... è una... È una sorpresa. E allora perché uno al quarto posto un buon motivo per non... Per non trovare sorprese, per non... Per evitare brutte sorprese, sì, per evitare brutte sorprese. Al terzo posto, questo è facile, me la risolve in un battibaleno, in un guizzo quasi. Un buon motivo per non tornare a casa... Perché? Buon motivo per non tornare a casa è perché è palese. Questo proprio è quasi matematico. Chi sono? Allora, è Giardino dell'Eden, Adamo ed Eva. E il terzo chi è? Magalli. Chi è? Ma il terzo innanzitutto è non so, dovrebbe essere il serpente. Esatto, quindi... Beh, però non è che sei tanto serpente. Vabbè, si stava piano piano. No, c'è il volto, c'è un volto di uno. Perché in realtà era il serpente? Beh, no. Chi era in realtà? Era il serpente? C'era la tentazione da parte di un crotalo? È tutto un aforismo, no? Una metafora, diciamo. È il peccato, è il tentatore, è il neanche diavolo. Guardi, perché il diavolo fa sempre parte del progetto divino. Non si infinocchi nel suo tunnel di ragionamento. Di conseguenza, Adamo ed Eva che hanno fatto? Cogli la prima mela. Quella era Branduardi. Ma Adamo ed Eva che hanno fatto? Hanno mangiato la mela, quindi hanno peccato di conoscenza, diciamo. Perché era l'albero. Era l'albero della conoscenza. L'albero della conoscenza. Una volta che hanno mangiato la mela, dietro la subdola tentazione del demonio, che è successo? Cioè, è stato il diluvio proprio. Il diluvio c'è stato? Beh, sì. No, quello era susseguente. Che è successo? Beh, è successo... È arrivato Dio... Si è arrabbiato. Ha fatto? Gli ha fatto un cazziatone o sono successe delle cose? Ma che? Ancora adesso ne paghiamo le cose, il cazziatone. Lo so, siamo ancora sotto botta, infatti. Ecco, se l'ha avuta molto a male. Ammazza. Oh. E da che se la ebbe molto a male? Cosa fece di Adamo e di Eva? Beh, di Adamo e di Eva... Cosa ha fatto a loro? Gli ha sputato un faccio, Ma dai, vabbè, non aveva mezzi così rozzi. Quando gli ha litorato, cioè l'effluvio, no? Gli ha soffiato. Ma quello è quando ha tirato fuori la costola ha sputato sul fango e ha cicciato. E che gli ha fatto dopo? Li ha esiliati. Quindi l'ha cacciati fuori dall'Eden. E allora qual è un buon motivo per non tornare a casa? Perché? Per non essere cacciati dall'Eden. Perché? Perché se no sei... si caccia. Perché... No, perché sei stato... Perché sei stato cacciato. Perché sei stato cacciato? Perché sei stato cacciato? Allora che torna a fare? Mi hanno cacciato. Al secondo posto, tra i buoni motivi per non tornare a casa, mi dica se la sente di iniziare o andiamo a nero e torniamo dopo. Mi dica, il colpo d'occhio che ha, le consente un pensiero rapido ed immediato? Io penso che è meglio che andiamo a nero. Meglio che andiamo a nero. Però, detto fra noi, il pubblico non sente, è il caso di tornare oppure non torniamo proprio? No, torniamo. Torniamo, bene, allora tra poco scopriremo anche il secondo e il primo posto tra i buoni motivi per non tornare a casa. L'immagine è essenziale, si capisce in un battibaleno. Certo. Mi dica, aspettate, prima di andare a nero, fermo Maurizio! La prima cosa che le viene in mente, cosa nota? Il pacchetto. Ok, andiamo a nero, a tra poco, andiamo a nero. Bene, bentornati amici telespettatori, qui era tutto un palpitio
di ragionamenti per cercare di venire incontro al maestro Laurenti, che sta cercando di decifrare con questa immagine, che peraltro è facilissimo da decifrare, qual è il secondo buon motivo per non tornare a casa. Oggi lei si è vestito anche bene, questo completino cimiteriale. Oh, qual è un buon motivo per non tornare a casa? Beh, per non farti vedere da tua moglie vestito così. Certo. Beh, certo, non lo metto in dubbio. Oi. Ma in realtà che sta facendo? Ma che sta facendo? Sta... ma non lo so manco io che sta a fa, fare, perché sta a fare una foto con un vestito a V, un vestito... cioè con... beh, sto par de... che è? Non se manco che... cioè... ma non si accanisca sulle pudenda del signore. Ma che non si è mai visto uno, dove me devo accanire? Io non ho mai visto un costume così. Vabbè, ma perché quello lì è anche... chi è quel signore? Ho capito. No. Chi è quello? C'è una parola. Borat. 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 E quelle chi sono? E sono le quattro... Boret. No, sono quattro figliole. Perché lui sta così lì? Dove sta uno che sta così? Dove sta? Sta al mare. Ma che fa al mare? ma io non lo so. Ma mi sembra proprio... cioè, sembra la penna dov'è? Sul tavolo. Che ci fai? No, ci scrivi? Aspetta. Perché se io le chiedessi la penna dov'è, lei mi rispondesse sul tavolo, io sarei contento. Io le chiedo la penna dov'è, lei non notò. Hai capito? Oh. Allora, dove stanno questi cinque? Al mare. Che fanno al mare? Beh, se fanno bagno, se poi... Esatto, si lavano i piedi, prendono il sole, fanno i castelli di sabbia e sono tutti contenti a giocare con la palla. Tutto l'insieme si chiama tendenzialmente... vacanza. Eccala, bene. Qual è quindi al secondo posto un buon motivo per non tornare a casa? Andare in vacanza. Per non tornare! Infatti, se va in vacanza vuol dire che non ci torni a casa, stai in vacanza. Ah, perché lei una volta che va in vacanza non torna più a casa? Lei va in vacanza, ma poi torna a casa. Quando è finita la vacanza. Non tornare a casa, ma tu dici per sempre. Cioè, la domanda è per sempre. Non ma dove sta scritto per sempre? Appunto, te lo dico. Dopo la vacanza ci torni, no? Oh, però, qual è un buon motivo per non tornare? Quindi per sempre. Ma non lo so, quando te pare, magari dopo rispetto pare. Alla data prevista, torno il 27 e invece magari torna il 27 del mese dopo. Quindi ci torni. C'è, prima o poi ci deve allora, tornare. Però qual è un buon motivo per non tornare a casa? Quando saresti dovuto morto, tornare? Quando sei morto, cioè non muori in vacanza. Ma no che muori in vacanza. In vacanza perché dici non torno? Perché in vacanza... meglio qua. E allora qual è il secondo motivo buono per non tornare a casa? Perché la vacanza... La vacanza è sacra. Ma no, perché la vacanza è lunga. È se sta ad addio. Ma perché resta e non torna, scusi? Io? Perché resta e non torna? Perché dove resta? Sto? Dove io sta? Dove sto? In vacanza? Lei così pare che sta all'obitorio, dico, però... Adesso sta in vacanza? Sì, sto in vacanza. Ma io non ci credo, è imbarazzante. No, sta in vacanza, perché non torna? Perché sto bene. E allora qual è il secondo buon motivo? Non ci voglio tornare a casa. Ma chi se ne frega? Il motivo qual è? Perché sto bene in vacanza. Oh, è bravo! Perché la vacanza è troppo bella, o sto bene? Ma io chiedo scusa al pubblico presente. No, pure io chiedo scusa, ma... No, chiedo scusa io per lei. Ma chiedo scusa al pubblico presente perché il primo motivo che adesso andremo a visualizzare potrebbe portare l'esistenza di tutti voi ad avvitarsi all'interno di questo studio per i prossimi 12 anni. Al primo posto tra i buoni motivi per non tornare a casa... No, io questo devo... eppure è facilissimo, ma dopo... è un attimo. Chi è? Dopo il Medusa io... No, il Medusa, no, onestamente, questo è facile. Chi è? Su. Chi è? Questo si è Boni? Lasciate... Licantropo. Licantropo. Diciamo che... Se... Lei ha mai visto un licantropo con le zizze? Ma perché? Si se sono due occhi. No, quelle sono due zizze. No, quella se tu levi la faccia di sopra... E ti rimangono le zizze di sotto, scusi. No, sono gli occhi di un drago. Ma no! Guarda. Ma perché una... leva la faccia? È una rana. È una rana. Io non so da quanto lei non frequenta, ma quelle sono due zizze. Ma non sono zizze. Che? No. Senta, si fidi di me. Quelle sono due zizze. Ma me le ricordo. Ma non se le ricorda, assolutamente.
Perché deve togliere la testa? A parte che è un uomo, quindi Zizze, lui che sta sopra è un uomo. Ma no, signore, è una donna. Peraltro facilmente intuibile dal fatto che vergine. Sotto ci sono... Eh? Vergine. No, peraltro... Beh, guardi, viste le condizioni fisiche è probabile che sia vergine perché chissà via... Non lo so, dico, però... Quello è probabilissimo, Però sa... Vabbè. Chi è? Chi era un quella? Un animale mitologico. E allora, bravo. Beh, quale? Pensiamo. Quale? Pipistrello. Beh, corpo di drago, volto di donna. Chi è? Svolazzavano, si dice. Ah, se ti beccano le è facile. Come si chiamava? Guardi a me. Come si chiamavano le? Quella è una vecchia. Arpie. Arpia. Arpia. Arpia, il nome l'ho sempre ricordato, ma non ho mai associato, perché non me l'hanno mai fatta vedere, la foto dell'arpia. Beh, ringrazi che le arpie non gliel'hanno mai fatta vedere, dico, ma chi è associata all'arpia tendenzialmente? Beh, nella saga familiare. Arpia. No. Chi è? Beh, l'arpia è... Chi è? A casa l'arpia chi è? Beh, la pettegola, quella che mette zizzagna. Zizzagna. Zizzania. A proposito di zizzania, chi è che nella tradizione anche un po' barzellettistica italica è il peso da dover sostenere nella famiglia? Chi è? Lo sanno tutti. Lo so, è la suocera. È la suocera. E allora qual è un buon motivo per non tornare a casa? Perché se torni a casa trovi la suocera. Vecchia suocera, perché è arrivata la suocera? Esatto. Arpia. Bene. Scusate. No, prego. Complimenti, comunque ce l'ha fatta, alla fine l'abbiamo fatta, complimenti alla velocità. Beh, oggi non è andata male, sarà anche per il taglio dell'abito. Bene. Prego.